una famiglia che ha dedicato tanti anni di passione e ha una squadra importante come Legnano. Il progetto è quello di entrare in punta di piedi, capire bene quello che era stata l'organizzazione fino ad oggi e mettere mano all'organigramma aziendale. Ho già delle mie idee che sto chiaramente verificando e ponderando e avranno attuazione pressoché immediata. Preferisco aspettare la parte di domenica perché ritengo opportuno adesso non creare nessuna situazione di nervosità o altro. Aspettiamo la parte di domenica, dopodiché tra lunedì e martedì prenderò le decisioni che saranno comunicate con un comunicato stampa. E il progetto è creare un annata tranquilla per evitare le fasi per poter fare altro nel prossimo anno. Questo è. Quindi niente promesse al vento. Pensiamo a creare un progetto. Il progetto significa non, io non sto contestando o criticando nessuna scelta precedente di nessuna persona, però un progetto non può essere arrivare secondi ai playoff e poi cambiare il 95% di quella squadra che ha contribuito a essere secondo. Questo è. E quindi si riparte da zero e vediamo quello che abbiamo. Consiglio di avere ottimi consulenti professionisti, confido di avere abilità nel scegliere i professionisti. Siena abbiamo una dimostrazione pratica. Questo è il progetto. Bene. E poi un work in progress. Il progetto è un progetto da quale rivediamo, chiaramente. Poi vedremo nel nostro spazio. Continuativo perché arriva da il mio primo giorno di Legnano, c'era già Alberto. Ringrazio l'altro vicepresidente, ringrazio mio fratello Diego. Non voglio escludere nessuno, ringrazio il direttore generale Francesco Focone che è qui presente, tutti i direttori sportivi che hanno collaborato con me. Non voglio nominarli a uno, voglio ringraziare tutti, dal primo all'ultimo. È stato un percorso intenso, è stato un percorso con tante gioie, è stato un percorso che ha portato delle riflessioni poi conclusive, ormai erano un po' note a tutte. A tutti, penso che è arrivato il momento giusto, in effetti si è concretizzato, di fare un passaggio. Detto questo, lascerei a questo punto la possibilità a tutti voi di poter fare le domande che desiderate al nuovo presidente, facendo una piccola premessa, che io sarò sempre a disposizione del Legnano Calcio, e sono e sarò sempre uno dei primi tifosi di questa società che ho amato dal primo momento in cui a 11 anni ho messo la maglietta del Legnano Calcio. Quindi grazie anche a tutti i tifosi, dal primo all'ultimo, che hanno comunque sostenuto e creduto in quello che io ho fatto. Grazie.